2 minuti 2. Fatti e commenti in 120 secondi di Maria Concetta Goldini. 2 minuti 2. Il viaggio dell'informazione nel triangolo Roma-Palermo-Gela. Nuovo appuntamento con 2 minuti 2 da Maria Concetta Goldini. Un saluto a tutti gli ascoltatori. C'è lo stop alla spesa pubblica, non si possono garantire servizi di prima. È vero, c'è lo stop ad ogni tipo di spesa per il comune finché non approverà gli strumenti finanziari. Ma c'è anche una politica che ha il dovere di scegliere, che ha il dovere di decidere, che ha il dovere di trovare una soluzione, un'alternativa e se non c'è, di tagliare del tutto un servizio. Ciò che bisogna auspicare è che la politica non intenda lo stop alle spese come un via libera alle ferie, un modo molto comodo, un alibi per stare a governare senza pensieri. Il debutto è stato per la ZTL del lungomare. Niente contro le Marche, non si può spendere un euro, ha detto il sindaco. Però così non andrà bene, non va bene, perché bisogna decidere se è il caso di mantenere un servizio senza controllo che non può esistere, lo sappiamo perché, oppure di tagliarlo del tutto. Insomma, questa vicenda dei revisori non deve essere una comoda scappatoia per stare sereni e tranquilli, perché tanto non si può spendere un euro. La politica ha il dovere di trovare laddove possibile delle scappatoie, delle alternative e di trovare anche il modo per liberare il comune e portarlo fuori dalle secche. Al prossimo appuntamento. 2 minuti 2. Fatti e commenti in 120 secondi di Maria Concetta Goldini. 2 minuti 2. Il viaggio dell'informazione nel triangolo Roma-Palermo-Gela.